È stata presentata in comune a Palazzo Fibbioni la quarta edizione della Gran Fondo Città dell'Aquila, che chiuderà le manifestazioni legate all'arrivo della tappa del Giro d'Italia, appuntamento il 19 maggio con la partenza dal viale di Colle Maggio alle 9. Organizzata dall'SD Ciclo Cral, la manifestazione ciclistica è ormai consolidata e ogni anno vede una grande partecipazione, perché permette ai corridori di attraversare valli e paesi dell'Aterno in un sali e scendi avvincente. Ci sono ben 3 percorsi. Abbiamo i 2 percorsi agonistici competitivi, che sono il medio e il lungo di 85 e 125 km con 1200 e 1800 metri di dislivello, e poi ci sarà il percorso turistico per gli amatori di tutti i giorni, che può essere percorso anche con l'aid bike di 50 km con meno salita. A presentare la manifestazione sportiva l'assessore allo sport del comune e coordinatore di tappa Vittorio Fabrizi, Mario Di Gregorio dell'SD Ciclo Cral, Livio Stefanucci e Fabrizio Iannini, anche loro dell'SD Ciclo Cral. L'assessore Fabrizi è l'ex presidente della società che organizza e ha sottolineato come quest'anno sia ancora più significativa, perché inquadrata nelle manifestazioni del Giro, una vera e propria festa per famiglie che porterà anche economia in città. L'idea di noi appassionati di ciclismo nacque subito dopo il sisma. Abbiamo avuto un po' di tempo per svilupparla e poi metterla in atto. Siamo adesso alla quarta edizione ed è un'occasione davvero importante per veicolare la nostra città e i territori circostanti a tutte le regioni a cui appartengono i ciclisti che vengono, perché abbiamo una previsione di affluenza di circa 1 migliaio di ciclisti, questo è il nostro auspicio, e le loro famiglie, perché come tutte le manifestazioni di ciclismo è una festa che non è circoscritta solo all'evento, alla gara vera e propria, bensì pure al contorno, ed è forse questo il fascino principale di questo sport. Mario Di Gregorio ha evidenziato anche i numeri della manifestazione. Si punta ad un target di 1000 iscritti per mantenere alta la qualità. La Gran Fondo sarà anche la più sicura d'Italia, perché ogni anno c'è il rifacimento del manto stradale dei territori coinvolti. Livio Stefanucci ha voluto ringraziare tutti i comuni coinvolti in un evento che promuove la città a livello nazionale. Nel pacco gara ci sarà una maglia che richiama il Giro e prodotti enogastronomici. Il tema della sicurezza dei ciclisti è fondamentale ed è perseguito anche dagli organizzatori della manifestazione, per la cui riuscita hanno contribuito anche Provincia e ANAS per le strade di loro competenza.